Cari amici di Milano 1, come vedete siamo collegati con Cristina Cattaneo, la nostra psicologa, posso dire così Cristina? Certo. Ok, intanto ciao, come stai? Bene, grazie Paolo, ti trovo bene, vedo che sei anche andata grazie, a sì. Taglio di capelli nuovo, se non sbaglio. Eh sì, ho fatto passare gli indiani, come si dice. Dai. Ascolta, oggi facciamo un discorso, vediamo se sono capace, se riesco a tenere il tuo passo. È un discorso un po' difficile, però difficile, cerchiamo di renderlo semplice se riusciamo, almeno non ci facciamo tirare le orecchie dei nostri ascoltatori e dei nostri telespettatori, dai. Allora, psicologia e storia, detta così sembra subito difficile, però poi dopo se riusciamo, cerchiamo di, anzi grazie a te, cercheremo di semplificare il discorso. Il discorso è magari vivere nel presente e non dimenticarsi del passato, giusto? Certo, anch'io avviso che sto facendo un percorso un po' nuovo e quindi mi sto un po' addentrando in territori sconosciuti e quindi abbiate pazienza se non sarò tanto chiara, mi chiederete di spiegarmi meglio. Io riflettevo in questo periodo, veramente ci penso spesso, al fatto che da un lato il grande successo della psicologia, perché la psicologia oggi ha veramente un posto di tutto rispetto nella nostra società, potrebbe aver contribuito nel dare una minor rilevanza e attenzione alla storia. Perché? Perché la psicologia soprattutto oggi si focalizza molto sul presente e quindi... E tra l'altro anche la psiche umana è descritta come un qualcosa di atemporale, come un po', non so, il corpo per la medicina. Ci sono una serie di schemi, di tipi di personalità, quindi di invarianti possiamo dire, cioè di cose che non variano, per cui non possiamo confrontarci con un cittadino romano, perché siamo come lui, insomma. Nello stesso tempo però vi è la storia. E noi rischiamo di non vedere quello che ci accade, di non capirlo, di non adeguarci ai rapidi cambiamenti. Oggi i cambiamenti sono molto più rapidi, perché magari siamo concentrati su aspetti più psicologici, su noi stessi, e rimaniamo un po' scollati, mentre la storia, guarda, ci sveglia. La storia ci sveglia perché ci sono delle cose che noi capiamo veramente solo studiando la storia. Devo dire che io la trovavo noiosissima al liceo, Io devo dire non avevo delle grandi difficoltà a ricordarmi tutte le date e poi avevo anche un particolare problema che penso che molte ascoltatrici condivideranno con me. Tu studiavi storia e le donne non c'erano mai. Dici, ma noi non ci siamo. È una cosa che un maschio non può capire, no? Ma insomma erano tutti maschi, oppure c'era qualche moglie o qualche madre. In realtà... Dai, c'era Cleopatra, c'era sì. Cleopatra. C'è stata Cleopatra. Solo. In realtà ci sono state delle grandissime donne che hanno scritto nella storia. Solo, e quando per esempio Caterina de' Medici, che è stata la madre di quattro re, beh insomma lei aveva sotto mano mezza Europa. Bisognerebbe pensare cos'è una suocera? Beh, una suocera nella famiglia, non tanto oggi, ma fino a qualche decennio fa, interveniva molto. Quindi immaginiamoci la madre di quattro re, ma non è che ce l'hanno raccontata così, capisci? E quindi noi siamo appunto, rischiamo, soprattutto in questo momento, di non essere pronti a cambiare e a reagire. In un momento di grande cambiamento, in un momento di grandi tempeste, invece è molto importante. E io ho provato a pensare, per far vedere l'importanza di come cambia le cose, di raccontare la mia esperienza con la psicologia. Da quando io ho conosciuto la psicologia, ho iniziato a interessarmi al mondo psichico. Io sono sempre stata affascinata di come funziona la mente, che cosa, come le persone ragionano, cosa le può far migliorare, come si può cambiare. Mi ha sempre affascinato.
Però l'oggetto del mio interesse è molto cambiato in questi anni, quindi raccontando questo cambiamento alle persone, vorrei trasmettere il messaggio che tutto cambia, mentre nel frattempo potrebbe sembrare rimanere uguale. Mm-hmm. E quindi se tu sei d'accordo... Sì, certo, ne parliamo, proviamo. Ma ascolta un attimo, tu hai detto della storia, ma è anche possibile confrontare epoche diverse? In che secondo senso? Te? Che oggi noi viviamo in quest'epoca. Certo. Noi, secondo te, potremmo vivere in un'epoca differente? Noi non abbiamo teletrasporto. No, però voglio dire, pensando... Io penso a volte, come si dice, per esempio oggi noi siamo dominati, la mia risposta è sì, certo, non solo, ma conoscere la storia ci aiuta moltissimo. Tu pensa che adesso con questa guerra, qui purtroppo veramente tutti siamo, in cui siamo penosamente coinvolti tutti, perché sai che i popoli non vogliono la guerra. E guarda caso, tra i paradigmi di spiegazione vi è la trappola di Tucidide. C'è uno storico greco che ha detto, quanti secoli fa, ha detto quando un paese è molto potente e un altro cresce molto, alla fine cresce troppo, alla fine scoppierà una guerra per il potere. E allora questa osservazione fatta da uno storico che descriveva la situazione tra Atene e Sparta, dei rapporti tra Atene e Sparta, Sparta cresceva, Atene era forte, ci serve ancora oggi. Oppure ci serve la storia perché pensiamo ad eventi che, come la rivoluzione francese, come la rivoluzione russa, cioè ci sono, la storia ci aiuta a capire che in qualunque momento può esserci un'azione imprevedibile, mentre noi, guarda, siamo un po' abituati a vedere il presente come se fosse una cosa continua e ci aspettiamo che domani sarà come oggi. Per esempio, tutti abbiamo un po' paura di trovarci a freddo quest'inverno, oppure che di colpo manchi il gas e quindi si fermi tutto. Ma quanto ci rendiamo veramente conto della possibilità che succeda? Io che parlo con tante persone, mi accorgo che per alcuni non c'è minimamente una consapevolezza. Tu mi dirai, va bene, ma anche quando sono consapevole cosa posso fare? No, io penso che sia importante cercare di essere molto presenti in quello che accade, perché a volte un gruppo di cittadini, un gruppo di persone molto determinate, pacificamente, ma molto, possono anche intervenire, possono, dicendo la loro, influenzare un po' il mondo che hanno intorno, ma se tu non ti accorgi di quello che sta succedendo, non puoi fare nulla, questo sicuramente tu ti occupi dei fatti tuoi, speri che passi e talvolta funziona anche, diciamocelo, perché se no tutti ci possiamo fare venire l'ansia e non risolviamo i problemi. Però ecco, la storia ci aiuta a capire che quando Mussolini prende parte per Roma fa una cosa che nessuno aveva mai fatto e nessuno lo ferma, capisci? Certo. Quando scoppia la rivoluzione russa cambia la storia. Poi anche le idee cambiano la storia. Quando nel 1848 Marx ha delineato la teoria marxista, il marxismo è diventato il paradigma dominante di tutto il Novecento. Ed è un'idea così forte che ciclicamente una teoria forte può ritornare fuori, no? Ci sono momenti di cambiamento in cui si ritorna al passato, si va nel passato a riprendere delle idee, per cui non mi stupirei se anche la religione, che diamo tutti per morta, a furia di questo relativismo così che ci opprime, un domani non nasca un profeta, una persona che ha, sai, quella forza, quella religiosità, quella che poi le persone lo seguano e dicano, ma ritorniamo al passato, ritorniamo alla verità delle origini. Mm-hmm. E la storia è un po' questo che lo insegna, mentre non sempre la psicologia riesce. Sì, sì, sì. E lo dico da psicologa.
Certo. Senti, tu adesso hai detto ritorniamo al passato, ma è possibile, cioè, rimpiangere il passato è una cosa possibile secondo te? No, noi non dobbiamo mai rimpiangere il passato. Io credo che invece conoscere la storia, e devo dire in questi ultimi anni non so quante persone, ma penso tante stiano seguendo divulgatori storici, divulgatori insomma molto preparati come il professor Barbero, che sì, è diventato una vera star del web, perché ha portato la storia vicino a noi, perché le persone ascoltandolo si rendono conto di quanto è accaduto, si rendono conto di come è corposa la nostra storia. Tra l'altro, queste lezioni, queste persone che veramente dobbiamo ringraziare perché ci danno tanto di loro stessi, non devi andare in un'aula, capito, prendere il treno, andare in un'aula e iscriverti all'università, ma ti viene donato questo, cioè ci sono tanti aspetti anche un po' negativi nel web, ma ci sono aspetti anche molto positivi, cioè c'è veramente la possibilità di conoscere. Beh, lui ci fa capire come la cancel culture, questa abitudine che si è diffusa, la chiamo abitudine perché credo che sia veramente una cosa molto distruttiva, e noi dovremmo veramente tutti sapere che è una cosa che facciamo contro noi, è come se ci tagliassimo i piedi, le radici, capisci? E quando lo si fa in nome dell'Occidente, della cultura occidentale, della nostra tradizione, si sbaglia, perché la nostra tradizione è fortemente storica. Quindi noi dobbiamo difendere Cristoforo Colombo, perché è vissuto nella sua epoca, è stata un'epoca del nome della sua epoca. Se noi dimentichiamo, capisci, di mettere in tensione l'epoca in cui è vissuto e la sua epoca, noi dobbiamo calarci nel suo mondo. Certo. Senti, tu hai anche detto la storia, no? Studio la storia, però nella storia ci sono stati anche tanti ideali, ideali politici, ideali sociali. Oggi questi ideali ci sono ancora a livello, cioè come erano negli anni, non so, 70, nel 68, cioè ideali politici forti, no? Oggi, ad esempio, i giovani hanno ancora ideali così forti, secondo te? Io, guarda, per rispondere a questa domanda, preferirei risponderti facendo un po' la storia di questi ultimi 30-40 anni. Io ascolto molto volentieri la tua... Ecco, te la faccio perché altrimenti, vedi, rischiamo di dire i giovani, gli adulti, rischiamo di vedere un pezzetto della situazione. Allora, io ti posso dire questo. Quando ero una ragazza, incomincio a interessarmi al mondo della psiche. Era allora, d'altronde, parlo del fine anni 70, un argomento molto, molto forte, molto, almeno per me che ero al liceo, non dico che tutti i miei amici, questo direi una bugia, comunque era un argomento molto appassionante. E allora, quando si parla di psicologia, non era la psicologia, ma si parlava di psicoanalisi. La psicoanalisi era nel suo, direi, apogeo, cioè nel suo momento più alto, di una sua massima diffusione. Tu non potevi sentirti, per esempio, una persona di cultura se non avevi provato a fare un po' di psicoanalisi. Perché? Perché la psicoanalisi freudiana è diventata nel Novecento un modo per comprendere la realtà. Oggi non la utilizziamo più. Ma allora tu dovevi provare su te stesso la conoscenza psicanalitica, perché era venuto Freud e aveva detto guarda che l'uomo non solo non è più al centro dell'universo, perché è arrivato Copernico e ci ha detto che con la teoria eliocentrica che non eravamo più la creatura divina al centro di tutto, ma è anche, non è neanche padrone in casa propria. Perché? Perché non si conosce, perché molto di noi, dei nostri pensieri sono inconsci, cioè molta della nostra di quello che ci spinge a comportarci in un certo modo o in un altro, e noi diciamo ma perché mi sono comportato così, perché ho detto quella frase che non la volevo dire, perché ho fatto quella gaffa, e Freud ci ha detto è perché noi non ci conosciamo.
E quindi è solo attraverso i sogni, attraverso il lavoro psicanalitico che noi possiamo conoscerci. Però cosa aveva anche in mente Freud? Ci aveva mostrato anche che ci sono malattie, io l'ho già detto una volta, che sono solo psichiche, cioè non si radicano nel corpo, ma è la mente che è malata. Uh-huh. Freud era stato un po' preso in giro, ma poi quando sono tornati i soldati dal fronte nella Prima Guerra Mondiale sono comparse tutte queste nevrosi di guerra in persone che non erano state ferite, quindi di fronte a traumi forti la mente si ammala. Questo è stato storicamente un grande avanzamento culturale. Quindi non c'è da stupirsi se la psicoanalisi ha avuto il successo che ha avuto. In più c'era una malattia incomprensibile che era quella dell'isteria, le grandi isteriche di fino all'Ottocento, che erano persone completamente sane ma magari erano paralizzate. E Freud ha elaborato la teoria della nevrosi, appunto, la società è malata e siccome l'individuo non può mettere in discussione la società, si ammala lui. Veniamo agli anni 70. Negli anni 70 c'è stato un crogiolo particolarissimo, quindi da un lato gli esiti della rivoluzione del 68, quindi i giovani, erano tanti i giovani, bisogna anche pensare, per esempio, per rispondere alla tua domanda, i giovani oggi sono veramente pochi. Mentre negli anni 70, sai, col baby boom, c'erano un sacco di giovani, cioè loro erano la maggioranza. Non è una cosa da poco essere in tanti e essere in pochi. Non solo erano una maggioranza che aveva la possibilità di studiare, cioè di passare del tempo all'università, diciamo anche senza correre a lavorare subito, e quindi avevano anche del tempo libero. Qua è emerso un grande impulso energico, creativo, direi un fatto storico, la rivoluzione dei giovani che volevano un mondo nuovo. Qui cosa è successo? Che ti direi anche, allora la psicoanalisi era il riferimento, perché prendiamo un ragazzo e una ragazza. Oggi un ragazzo e una ragazza hanno dei mondi molto simili, ma negli anni 80 erano ancora molto differenti i percorsi di un maschio e di una femmina. Io, perdonatemi, mi riferisco a questa terminologia, se volete, un po' antiquata. Quindi le donne avevano il problema dell'emancipazione, che non è una cosa facile quando per generazioni ti hanno detto che tu devi solo fare la mamma, la moglie e la mamma e crescere i figli, cosa importantissima che io considero fondamentale. Però le donne dovevano attrezzarsi per uscire nella società, in una società che non era pronta per accoglierle. Quindi la psicoanalisi ti aiutava a rimportarti. Un grosso problema si aveva allora, per esempio, con la famiglia. Perché i genitori, di fronte a tutto questo marasma, c'erano anche la diffusione delle droghe, c'era anche la violenza, le passioni politiche. Di fronte a tutto questo marasma, alcuni genitori si mettevano un po' dalla parte del nuovo, dei giovani, e con questo non entravano tanto in collisione, ma tanti altri dicevano no, cercavano di restaurare l'ordine patriarcale, no? Questa è casa mia, questa casa non è un albergo, tu mi devi ubbidire, no, non ti ubbidisco, insomma, che è un po' della nostra generazione, si ricorda di questa questione. Il genitore troppo severo rischiava o di crescere dei figli che poi quando uscivano trovavano un mondo che non corrispondeva all'educazione. Pensiamo a una ragazza cresciuta con ideali molto rigidi che esce per trovarsi un marito, fare dei figli e si trova un mondo tutto diverso in cui lei deve stare al passo, insomma, deve cavarsela. Sì, sì. E al contempo anche però dei figli lasciati molto liberi e in una situazione di estremo pericolo, perché sono morti tanti ragazzi per le violenti, così, le passioni politiche che hanno portato veramente a una strage di giovani che ancora oggi noi ci ricordiamo. Non parliamo poi dell'unione con il marxismo, che ha portato al formarsi anche di una, insomma, di tanti movimenti di rivolta, anche, non so, le Brigate Rosse, questi periodi veramente terribili che abbiamo attraversato. Poi, per dire un fatto storico che si inserisce, viene ucciso Aldo Moro. Vedi come il mondo cambia,
il mondo, tutto cambia, tutti si, cioè c'è un'improvvisa perdita di fiducia, nella credenza che la passione politica sia positiva. Ti rendi conto che c'è una distruzione, no? Vedi come collettivamente si elabora una cosa terribile. E fino a quel momento si continuava così, con i ferimenti, le uccisioni. E lì c'è una tutte le istituzioni si uniscono e combattono le Brigate Rosse. Cosa succede al mondo dei giovani? Il riflusso. Il privato non è più pubblico, come si diceva, no? Pubblico e privato, il privato è politico, porci con le ali, eccetera. No, si ritorna al privato. C'è un autore americano che scrive un libro molto importante in quell'epoca, che è Lush, che parla della cultura del narcisismo, che è stata la cultura, guarda, in cui noi siamo vissuti un po' negli ultimi 30 anni, un'attenzione al benessere corporeo, all'alimentazione, alla ginnastica, allo stare bene, ma quando mai negli anni 80 si pensavano a questi aspetti? Tu dovevi combattere per un mondo, no, per trasformare la società. No, c'è stato un ritorno, un richiudersi, un ripiegarsi. E nel frattempo però è incominciata a nascere la psicologia. Negli anni 80 la psicologia era ancora, gli psicologi erano alcuni consultori, erano per esempio coinvolti nelle adozioni, erano visti un po' come delle figure tecniche, erano quelli che facevano i test. Invece dagli anni 90 in avanti si sono imposti nuovi paradigmi di educazione di psicologici che hanno detto, insomma, la psicoanalisi che parla sempre del passato, che è una terapia molto lunga, non basta più. E infatti effettivamente, sai cos'era successo, Paolo? Erano emersi dei nuovi disturbi psicologici di cui non si sapeva nulla. Per esempio, hanno incominciato a diffondersi disturbi d'ansia. Se tu negli anni 80 eri un giovane ragazzo che aveva gli attacchi di panico, prima facevi il giro da un sacco di medici e nessuno sapeva curarti. Era veramente una situazione... Oggi verso l'attacco di panico si ha veramente... ci sono veramente tanti strumenti. La psicologia veramente approntata, io parlo in generale, dovete scusarmi. Sì, certo. Così tante scuole. Però oggi sappiamo intervenire su molti disturbi d'ansia. Ci sono molte, veramente, abbiamo lasciato magari perdere un po' la parte più teorica, più concettuale, e ci si è concentrati sul risolvere, su affrontare il sintomo. Certo. Un altro disturbo che si è diffuso, allora mi dirai, è vero, sono stati i disturbi alimentari. Ti ricordi quando sono comparse le prime ragazze, soprattutto erano ragazze all'inizio? Non è scomparso questo disturbo, anzi ancora molto forte, ma in quella fase, in quel momento storico è stato tremendo, perché non si era minimamente preparati a vedere un disturbo così. Prima era quasi assente, insomma, mentre poi di colpo una moria di giovanissime ragazze. Un altro disturbo, che dirai più che un disturbo, però vedi che effetto della storia, è stata anche la dipendenza affettiva. Infatti io e il professor Alberoni l'abbiamo chiamata la dipendenza affettiva l'abbiamo chiamata l'isteria del XXI secolo, per dire proprio che i disturbi psicologici cambiano con i cambiamenti della società. Allora vedi che la psicologia non può fare a meno della storia. Certo. Perché quindi tutte queste problematiche sono in evoluzione ancora, perché la storia non si ferma mai, quindi escono fuori sempre problematiche diverse? Questo assolutamente, assolutamente sì. Infatti adesso noi che siamo in una società che è molto rigida, che ci prescrive continuamente, no? Ci dice devi pagare la multa quel giorno, se aspetti 3 giorni, devi rispondere entro 6 giorni, no? Ci dà tutti questi tempi. Certo. Non parliamo poi del Covid. Siamo diventati un po' tutti ossessivi compulsivi. Pensa che prima era fino
fino a prima del Covid, se tu ti lavavi continuamente le mani, andavi da un medico a dire, da uno psicologo a dire, mi cura per favore, perché io ho un'ossessione, non mi sento mai pulito e devo continuamente lavarmi le mani, no? Cosa è successo? È successo che noi accendevamo la tele e ci dicevano, lavatevi le mani, disinfettatevi le mani. E allora, coloro che già lo facevano, beh, io credo si sono un po' sentiti alleviati, capisci? Perché quando il disturbo che tu hai viene condiviso da tutti, alla fine non è più, si dice una parola difficile, distonico, cioè non è più in conflitto con la maggioranza, sei perfettamente adeguato alla maggioranza, tutti ci laviamo le mani mille volte e quello che lo faceva perché aveva un'ansia così, una compulsione a farlo, che, di cui non sapeva l'origine, altro disturbo che si è molto diffuso, si è sentito un po' più inserito nel mondo. Certo. Vuoi farmi una domanda? Sì, perché dicevo, tornando al discorso di prima, quindi discorso dei ragazzi e delle ragazze, guardando ad adesso e magari anche al passato, com'è cambiata il modo delle aspirazioni e delle ambizioni dei giovani prima e adesso? Insomma, per le ragazze è cambiato completamente, perché allora le ragazze si ponevano delle mete, non sempre sapendo che probabilmente non le avrebbero raggiunte, mentre le ragazze di oggi sono molto consapevoli non solo di potersi porre delle mete anche in ambiti tradizionalmente maschili, ma anche che li possono raggiungere. Quindi è veramente, la società ha fatto spazio alle donne. Infatti ci sono altri, no? Altre, direi tra virgolette, persone un po' lasciate ai margini che vogliono essere, non è più tanto la donna, no? Certo. Per quanto l'emancipazione si può dire che non è ancora raggiunta, io però sono tra coloro che vede, metto molto l'accento sul percorso fatto. Non solo, vedo giovani donne molto forti, molto tenaci, molto resistenti, perché si può usare la parola resilienti, ma a me piace poco, perché hanno imparato a combattere. Sai, quando tu stai emancipandoti, sai che devi combattere duramente, magari non avrai risultato. Certo. Invece i maschietti sono un po' persi, perché loro sono abituati da sempre a combattere duramente, ci credono un po' meno, e in più hanno tanta competizione anche da parte delle donne, quindi è chiaro che per loro il mondo si è fatto più difficile, cioè per le donne si è fatto un po' più facile. Certo. Forse perché il mondo è diventato, secondo me, più difficile per tutti. Però per i ragazzi direi che si è fatto un po' più difficile, perché prima erano sicuri un maschio sapeva che avrebbe fatto il capofamiglia, che avrebbe avuto la responsabilità della famiglia. Era un onere, però era anche, sapevi qual era il tuo ruolo. Oggi non è più così, sappiamo che i ruoli, anche la parola ruolo forse non è più adatta. Sì, certo. Se tu vivi con una persona si deve trovare così una certa democrazia familiare, si deve, adesso anche con i figli. Per esempio, cos'è cambiato? Beh, pensa quanto una volta era importante la famiglia per un ragazzo, quello che diceva suo padre, sua madre. E come oggi, tutto sommato, invece no. Quindi un ragazzo oggi che ha dei problemi, spesso non ha dei problemi con la sua famiglia. Io mi metto nel gruppo, i genitori sono diventati tutti molto più aperti, si può dire, molto più moderni, cioè non ci sono più quei genitori autoritari di un tempo. Perché? Perché quando la storia, sai cosa? I genitori che in quegli anni si sono messi verso il nuovo, si sono messi dalla parte della storia. Perché se la storia galoppa in una certa direzione, tu non puoi andare contro quella direzione. Certo,
Certo. Vabbè, però scusami, il discorso della famiglia, perché la famiglia è sempre importante, era importante qualche anno fa, io dico qualche anno fa perché hai detto anni 80, io 80 anni, nell'80 avevo 10 anni, però mi ricordo che la famiglia, sì, 80-90, cioè comunque i genitori avevano un ruolo e si faceva quello che diceva la mamma o il papà, non è che almeno in casa mia, almeno in casa mia ti dico. Però io credo che non sia più tanto così. Non solo... E appunto, ti stavo chiedendo, adesso invece com'è? Beh, adesso c'è un po' un... sai, adesso stiamo vivendo una confusione generale, per cui soprattutto per le problematiche che ci sono a scuola, anche poi di violenza tra i giovani, soprattutto le ragazze, cioè ecco. Veramente un bullismo tra le ragazze, ragazze che si picchiano, magari perché si contendono lo stesso fidanzato, non lo so, però una violenza veramente a cui non siamo abituati, insomma. E quindi si dice la famiglia non svolge più il suo ruolo, è vero, la famiglia non svolge più quel ruolo lì, non ha più l'autorità, ma ti dirò Paolo, non c'era proprio più l'autorità la famiglia. La famiglia può agire con molta astuzia, cioè bisogna riuscire oggi a essere un po' amici dei propri figli, essere un po' più vicini e riuscire dialogando con loro e magari mostrandogli delle cose in pratica a dare loro un insegnamento. Però è vero che nell'ordine di proprio per il tipo di vita che fanno i ragazzi, che poi è un fatto che sono connessi con gli smartphone a tutto quello che accade nel mondo e quindi quello che dice la mamma o il papà diventano spesso secondari. Certo. Quindi oggi vedi, io sto facendo questo discorso un po' dal punto di vista dei figli. Un giovane oggi che va dallo psicologo, che no, perché era un po' questo, non si pone più tanto problema, non va più a dire mio padre non mi lascia uscire, mio padre non mi lascia, voglio studiare questa materia, ma mio padre non me la lascia studiare. Ma ci sono invece più disturbi di insicurezza, di paure, di difficoltà a affrontare la competizione. Cioè noi abbiamo un po' una società che ci ha tutti un po' infragiliti perché siamo un po' più soli, perché non... Certo. Mentre c'erano molti gruppi politici, gruppi sociali, gruppi anche religiosi, comunque delle comunità che erano fatte anche di persone di età diverse, questo aiuta molto, no? Adesso i giovani stanno molto tra di loro, gli adulti stanno molto tra di loro e quindi il passaggio intergenerazionale diventa più difficile. Forse c'è anche da dire che magari una volta si socializzava stando proprio a contatto con le persone, oggi si socializza ma tramite uno schermo di un computer o di un telefono, è un po' diversa la cosa, no? È molto diversa e io credo, dirò una cosa un po' impopolare, intanto c'è veramente una dipendenza da queste tecnologie. Occorre, sai, un po' un nuovo modo di far vedere le cose, perché non basta dire non andare su internet, non usare lo smartphone, usalo solo 2 ore, il genitore non ce la fa. La cosa impopolare che dico è che oltre un certo orario, se di utilizzo, se fosse introdotto un pagamento, probabilmente potrebbe essere un insegnamento, ti dirò, non solo per i ragazzi ma anche per i genitori, perché a me è capitato di vedere, per esempio, una giovane coppia al ristorante, sono sempre più rare, sai, le coppie che hanno bambini piccoli, e il bambino è al cellulare. E intanto, finalmente, i due genitori stremati magari dal lavoro si possono parlare un po' tra loro, no? E allora il bambino è tenuto da questa babysitter che non costa nulla, mentre un tempo tu dovevi chiamarla babysitter, quando uscivi, adesso te lo porti dietro e gli dai in mano lo smartphone. Ecco, vedi, il fatto che apparentemente non costi nulla, è qui che voglio dire, le cose vanno viste nella prospettiva storica. Se noi la vediamo nella prospettiva storica, ci dobbiamo chiedere a chi dà
beneficio che noi stiamo tutti, e parlo anche degli adulti, perché lo stesso problema ce l'hanno gli adulti in realtà, quindi non riescono tanto a curare i loro figli. A chi giova il fatto che si stia tanto sui social e si stia tanto e si evitino i contatti reali per questi virtuali? Beh, giova a poche persone che hanno tutti i nostri dati e che diventano molto ricche con così la gestione e la proprietà. Sì, certo. Quindi noi stiamo alimentando quei nostri comportamenti dei sovrani, che poi dettano legge nella nostra vita. Quindi noi siamo molto più influenzati da Zuckerberg che non dal nostro papà o dalla nostra mamma, perché Zuckerberg ci cambia Instagram e poi allora cosa facciamo? Dobbiamo, no, apro un nuovo social e dobbiamo andare lì sopra perché ci vanno tutti. Ma in realtà facendo così ci educano alla passività. Per questo quando dico, vedi, i cambiamenti, noi non abbiamo più quella, così vorrei dire a chi ci ascolta, adesso noi se guardiamo gli anni 80, 90 possiamo dire, però guarda come si viveva senza capire il mondo in cui si era. Tra l'altro, apro una parentesi e la richiudo, però è una cosa importante, in quell'epoca non si era capito per tempo, pochi l'avevano visto per tempo, che le professioni intellettuali sarebbero entrate in crisi. Perché? Perché prima i professionisti erano pochi, perché in una società c'erano tanti contadini, c'erano tanti negozianti, c'erano tanti artigiani, c'erano pochi medici, pochi avvocati, pochi professionisti, no? Ma se tutti i ragazzi studiano e tutti si laureano, allora tu hai tanti architetti, tanti veterinari, tanti avvocati, tanti medici, ma ne hai di più di quelli che la società ha bisogno. Quindi se si fosse usato l'occhiale della storia, ecco lì, si sarebbe potuto capire un po' per tempo, perché tanti problemi dei giovani di questi ultimi 30 anni, ahimè, sono stati anche legati a questa sfasatura tra la storia, che ci ha portato invece nell'economia, no? Ha vinto chi ha fatto economia, ha vinto chi si è occupato del pensiero della finanza, e ha perso chi si è laureato in lettere, insomma, perché tu puoi essere bravissimo, ma se nessuno ti richiede, cioè, tu cosa fai con tutto il tuo sapere? Io credo che sia molto importante anche il sapere umanistico, però la nostra società deve trovare il modo di inserirlo, di richiederlo, di valorizzarlo, altrimenti noi possiamo dire ai nostri ragazzi, vedi, per arrivare alla risposta, noi oggi possiamo dire ai nostri ragazzi, studia, e poi loro vedono che persone che non hanno studiato sono quelle che sono ai vertici del mondo, io non dico italiani, ma sono ai vertici in tanti posti, in Italia e nel mondo. E siccome i giovani non sono stupidi, quando vedono una persona che magari ha molto studiato e che fa un lavoro molto umile, non ha potuto far carriera come molti della generazione appunto che era giovane allora sono, dice, ma io non farò mica come te, io voglio tentare una strada nuova, io faccio l'influencer, io faccio il social media manager. Allora, alcune professioni potranno anche avere un futuro, ma altre invece sono proprio così, di questo momento storico. E quindi, cosa dico con tutto questo discorso della psicologia e della storia? Beh, è molto importante che noi ci teniamo attaccato il nostro passato, cioè vediamo da dove siamo arrivati, e guardiamo avanti senza dimenticare le nostre radici. Quindi andare a vedere la storia, andare a vedere i personaggi storici può essere oggi una fonte di ispirazione, ti dirò, pazzesca, perché ci sono state delle personalità che hanno cambiato il mondo. Certo. Certo, va bene, allora per chiudere, diciamo un'ultima mia domanda curiosità, vincono le generazioni vecchie o le generazioni di adesso? Ma sai, si vince tutti o si perde tutti? Allora potrebbe esserci un pareggio, dai. Io quello che ti dico è che i giovani devono avvicinarsi alle persone anziane, cercare di imparare da loro più che possono, perché ahimè si sta perdendo molta conoscenza. Quindi se avete la nonna e il nonno, andate, fateli parlare, fatevi raccontare, fatevi dire tutto quello che potete, perché
questo vi resterà, è un patrimonio che non trovate da nessun'altra parte. Ma anche le tradizioni, no? Le tradizioni. Non avervi annoiato e di avervi passato un po' di questa importanza di vedere al flusso della nostra vita nel tempo e abituarci che le cose cambiano e cambiare anche noi. Certo. Però... No, sicuramente. Hai fatto un bel quadro, ci hai regalato un bel quadro anche in questa puntata. Io ti ringrazio. Vi ricordo che potete scrivere direttamente a Cristina con cristina.cattaneo@hotmail.it e poi di andare a vedere alberonimagazine.it perché ci sono sempre tanti bellissimi articoli nuovi e se volete scrivere giusto Cristina possono scrivere e ti rispondono. Il magazine o tramite la mia mail, tanto è la stessa, arrivano sempre. Certo. E se avete delle domande, io alle questioni che riguardano l'amore rispondo attraverso il magazine, ovviamente non mettendo riferimenti riconoscibili, ma per dare anche ad altri così una risposta che può valere anche per altri che magari non hanno il coraggio di scrivere. Certo, comunque l'amore è sempre la base di tutto, giusto? Eh sì. Ok, va bene. Grazie Cristina, noi ci sentiamo poi e ci vediamo settimana prossima. Ciao. Grazie. Ok, grazie. Ciao, grazie.